Eccoci qua, buonasera, siamo di nuovo tutti e quattro. Buonasera a tutti, ciao. 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 Allora oggi io ho un po' tirato per la giacchetta i colleghi perché ho sta roba in mente da parecchi anni, che è questa continua polemica che va sotto radar, poi riemerge, poi va sotto radar, poi riemerge, ma sono 20 anni che gira, quindi forse potremmo provare a dire due parole di chiarezza. A noi quattro, la polemica sui derivati del tesoro, no? Che è un argomento difficile, un argomento tecnico, un argomento anche se volete imbarazzante, perché riuscire a dare giudizi tagliati con l'accetta come si dà in giro in realtà è illegittimo, non si può fare. Si possono dire però alcune cose. Allora apro un po' io, cerco di spiegare un po' cos'è la storia, poi apriamo un po' il dibattito fra i quattro. Allora, la storia è una storia antica che dura dagli anni 90, e cosa consiste? Consiste fondamentalmente nella seguente cosa. Cosa sono questi derivati? Sono fondamentalmente due tipi di operazioni di conto. Un derivato è un contratto fra due parti che stabilisce degli obblighi reciproci di pagamenti finanziari, e questi obblighi dipendono dal comportamento di quello che si chiama un sottostante, dove i sottostanti possono essere tante cose, sono altri strumenti finanziari, altre securities, altri titoli, che si comportano dei movimenti di mercato, e il contratto dice: ma guarda, se il titolo tale fa la roba tale, tu mi devi dei soldi, se invece fa la roba tal'altra, te li devo io a te. Nel caso specifico, cos'è? Ovviamente, un tesoro come quello italiano con valanga di debito e nei tempi antichi con valanga di debito che scadeva frequentemente, quindi bisognava rifinanziarlo continuamente, correva un rischio, e cioè che tutte le volte che doveva finanziare, che so, 100 miliardi, 50 miliardi al giro di un po' di mesi, tenete conto che oggi l'Italia viaggia un rifinanziamento attorno ai 300 miliardi all'anno, se non sbaglio, roba del genere, no? Anche alcuni anni anche di più. Quindi quando devi finanziare una botta del genere, se per caso c'è una fase di panico, non si fidano di te, la rava e la fava, i tassi di interesse sono saliti, tu ti becchi 200 punti base, 300 punti base in più sull'emissione, anche solo di 20 miliardi, sono soldi che vanno. Okay? Quindi questo tipo di volatilità, di rischio, giustamente uno che ha tanto debito deve rifinanziarlo frequentemente, non se lo vuole correre. Però cos'è che è disposto a fare? Fare la stessa roba che fate, lo spiego in soldoni, no? Facciamo tutti con il rischio della macchina, no? Di chi guida un po' da birbante. Se prendo una buona assicurazione, dice: vabbè, siccome c'è il rischio di spaccare la macchina ogni 2x2, io prendo una buona assicurazione che me la copre. L'assicurazione consiste che, dice un po' di altre banche private: state attenti, io ti pago una specie di premio assicurativo, si stabilisce premio assicurativo in base al comportamento di un certo tasso di interesse fisso da lungo termine. E se poi però i tassi a breve, quelli a cui mi devo finanziare, vanno in cielo, tu paghi me, okay? Mi paghi per la perdita che queste robe mi causano. Boh, quindi è una cosa ragionevole quando sei a grandissimo rischio. Ovviamente finché il casotto non succede, cioè finché non sbatte la macchina, finché non c'è la crisi, finché i tuoi tassi a breve non vanno alle stelle, tu continui a pagare i premi. E questo viene classificato dalla stampa le perdite. No, perché c'è una maniera di calcolare questa cosa che si chiama swap, opzione sullo swap, o interest rate swap, sono svariati nomi, ma sono più o meno, non voglio andare troppo nel difficile, sono dopo Gianluca, ma si arrabbia, Thomas mi dice che non capisco il dilemma e Costantino mi tira i limoni. Più o meno sti affari adesso che son fatti così, vengono trattati come se fossero un titolo, allora ogni momento del tempo, in un certo senso vali quando hanno un prezzo di mercato, perché dal netto di ciò che io devo a te e quello che tu devi a me, a seconda delle condizioni dei titoli sottostanti, puoi calcolare il prezzo di mercato di sta roba. Quindi le perdite sono le variazioni del mark to market di sta roba. Ma fondamentalmente, senza andare a fare troppi fighetti sofisticati, che non è il caso, si tratta del fatto che il tesoro continua a pagare i premi. Allora, qual è la questione, a mio avviso, e finisco l'introduzione? La questione è duplice. La più ovvia è la seguente: non c'è obiettivamente informazione trasparente su questa cosa. Io me ne sono interessato in questi anni e, francamente, al di là del fatto che cerco di spiegargli semplicemente, la finanza la so, non so perché l'ho insegnata per tanti anni, perché so che la so. Non si capisce un cazzo, detto brutalmente. Mi sono riletto in questi giorni i rapporti sul debito pubblico,
Professor Boldrini capisce niente. A quelli a cui ho chiesto capisco niente. Se qualcuno è in grado di capirlo, mi dica dove sono i documenti, perché io i documenti pubblici che spiegano cosa hanno fatto, perché, qual era il modello, qual era la distribuzione di probabilità su cui hanno fatto il calcolo, che indici si sono presi, che indici non si sono presi. Tra l'altro i controfattuali, no? I controfattuali. Cosa sarebbe successo se non avessimo avuto quella swap, se non avessimo avuto quell'altro nell'evento tale, nell'evento quell'altro, nella crisi del 2011, quella del 2014. Io non ho visto niente. Okay? Quindi c'è un'assoluta mancanza di trasparenza, mi dispiace. Questo Ministero del Tesoro, quindi è un'entità politica che risponde al Parlamento. Mi rendo perfettamente conto che questo Parlamento non sia in grado di leggere e scrivere, che questo Parlamento non sa, possa sapere la differenza fra il Little Slam, appunto, e il limone di radio, raiso di sopra Ravello, però non importa. L'obbligo di trasparenza e di far capire ai cittadini, anche quelli come noi, che un po' di nozione ce le hanno, cosa stanno facendo, sulla base di cosa le hanno fatte, cosa ci abbiamo detto, cosa hanno perso, ce l'hanno. E quindi questo è un invito che faccio perentorio, per parte mia, faccio da anni e lo rinnovo. Perché? Perché soprattutto la mancanza di trasparenza e di informazione completa alimenta la follia sovranista, la follia complottista. Io ho letto in questi giorni, cercando di capire cosa c'è in giro, ho letto decine, forse centinaia di articoli di personaggi più strani, sui blog più strani, ma anche sui giornali quotati, in cui si dice di tutto il contrario di tutto. In cui si fanno accuse di complotti, accordi segreti fra direzione generale, ministri, eccetera, eccetera, grandi banchieri. Sappiamo che è appena finito il caso con la cannata, orrendo, a 3 anni. Io sono sicurissimo che la sentenza sia legittima, cioè che Cannata non avesse alcun interesse privato e niente del genere, però è anche vero che sul piano puramente politico, non giudiziale, politico, c'è un problema di trasparenza. Se persone come noi non sono in grado di dare un giudizio obiettivo fondato sui numeri, io credo obiettivamente che magari è un limite mio di tutti e quattro, perché ci siamo consultati prima, nessuno ci ha capito molto. Forse è un problema del tesoro. Questa è la prima valutazione, del tutto obiettiva. La valutazione seconda, soggettiva, questa è mia soggettiva, e quindi di Michele Boldrin, è che a me pare che se la grande avversione al rischio che motiva queste posizioni valeva negli anni 90, forse poteva aver valso nelle fasi difficili dell'11, della crisi greca, in altri periodi, in particolare in alcuni dei periodi recenti, tipo il 2016. Una delle poche posizioni che vengono chiarite nel report del 2017 e in altre nel 2014, eccetera, specialmente poi all'inizio degli anni 2000, riesco a capirla molto meno. Ah, per carità, l'avversione al rischio è una questione soggettiva, la mia forse non è No, così no, alta, basta, basta. la mia forse non è così alta, la loro è più alta. Sarebbe però bene che i dirigenti del Tesoro ci mostrassero i costi e i benefici di questa avversione al rischio, così la vedremo. Madonna, ho fatto un comizio, ma mi taccio, basta. Allora, il dato di fondo sì è questo, che manca un po' di trasparenza. Perché nel rapporto che viene emesso ogni anno, siamo fermi con quelli pubblicati al 2017, dovrebbe uscire fra pochi giorni quello 2018, in effetti si dedica molto spazio alla spiegazione di cosa è il debito pubblico, come è composto, come è diviso per duration, per possessori, residenti, eccetera. Si spiega invece molto poco quello che avviene, o meglio, che tipo di derivati vengono utilizzati. Vengono elencati quattro tipi di derivati, due più importanti sono appunto l'IRS e l'IRS di duration, non c'è molto. Vengono poi elencate nel rapporto 2017 una serie di operazioni, quattro, se la memoria non mi inganna, quattro operazioni che sono state sostanzialmente di ristrutturazione di questi derivati. Uno in un caso perché c'era una scadenza con la controparte al 2017 e sarebbe stata particolarmente onerosa, quasi 2 billion che dovevano essere pagati, loro hanno rinegoziato la scadenza e l'hanno portata al 2020. Altri casi in cui invece c'è stato un riacquisto con rinegoziazione di altri titoli. Una cosa. Cioè, si va molto a tentoni, cioè le spiegazioni sono abbastanza insufficienti o comunque anche per addetti ai lavori non esaustive e si va a tentoni. Si può Un'ora. oggettivamente
ipotizzare il motivo per cui vengono utilizzati, ipotizzare in parte come vengono utilizzati, però poi la realtà non la si conosce bene. Io ho provato a ricostruire, guardando anche un pochettino gli andamenti che ci sono stati. Allora, il tasso massimo di copertura in derivati è stato intorno al periodo della crisi dei debiti sovrani, ovvero 2011-2012, quando questo tasso di copertura è arrivato a circa il 9%, poi è andato via via, siamo via attorno via calando, poco sotto il 6% di tasso di copertura in derivati. L'obiettivo che viene dichiarato è duplice: da una parte coprirsi dalle oscillazioni dei tassi, e l'altro è quello di allungare la duration media dei titoli. Sotto il profilo della duration, effettivamente la cosa funziona, che sia profittevole o meno, ancora una volta, non lo si può sapere, perché non si parla né nel rapporto né di perdite, o meglio, si parla di perdite possibili, ma non si parla di perdite consolidate né di guadagni consolidati. È abbastanza opaco quello che diceva Michele, ci vede concordi, credo, almeno sono concorde, è abbastanza opaco la struttura dei derivati che vengono usati e i motivi per cui vengono usati. Al limite vi posso far vedere, giusto così pro memoria, qual è stato l'andamento. Allora, stamattina Thomas aveva preso un grafico da uno dei rapporti che era il costo medio all'emissione. Io l'avevo qualche settimana fa integrato, avevo pubblicato questo grafico su Facebook, in cui io avevo aggiunto ai dati del MEF i dati del MEF relativi alle emissioni medie del 2018. Allora, il periodo di copertura massima in derivati è all'incirca questo qui. Dopodiché la copertura dei derivati è andata calando man mano che calava il tasso medio, il costo medio all'emissione. Se tanto mi dà tanto, significa che dovrebbe aumentare questa pratica adesso che i tassi sono più alti. Posso fare qui una piccola osservazione cattiva? Posso fare un'osservazione cattiva, interrompendoti un attimo? Però lo faccio come forma di domanda. Siccome il punto di coprirsi è evitare la situazione che ho descritto prima, no? Di esplosione dei tassi a 3 mesi, 6 mesi, che ti impediscono il rifinanziamento, meglio te lo rendono estremamente costoso, quasi ti ammazzano. Infatti tutti questi swap che loro illustrano, almeno quei pochi che illustrano esplicitamente, che hanno ristrutturato, sono tutti del tipo: pagavo o pago un fisso di 400 punti base, 3.97%, 4.15%, 4.18% per 30 anni, tra l'altro, perché questo è un altro aspetto. Questi fanno questi derivati, vengono, questi contratti durano 30 anni, che richiede da parte dei dirigenti del Tesoro una capacità di capire o di divinare il movimento dei tassi mondiali a 30 anni che io francamente non ho, non so chi ce l'abbia. Però vabbè. In ogni caso, il punto è coprirsi sul rischio a breve. Ma se tu ti copri al 9%, mi spieghi che cazzo stai coprendo? Cioè, qualcuno riesce a spiegarmi sta logica? Allora, se la logica è quella di coprirsi i tassi, no, non c'è una logica. Cioè, la logica io mi posso coprire sul breve perché intendo sterilizzare un aumento dei tassi. Se però poi pago il 4,87, Gianluca, secondo me, scusami, Costa, il Thomas, metti tu in sharing, ce l'ho anch'io qua davanti, ma sì, quello del 2018, il mark to market, no? Sì. Adesso lo metto. Se si guarda un po', Thomas ha tirato fuori dal sito del MEF il mark to market di tutte le posizioni derivate al 2018, al 31/12, che è appena uscito. Allora, se si va a vedere, alla fine la maggior parte degli strumenti derivati emessi, questi 90 miliardi, cioè devi amplificarlo, Thomas, no, chi ci vede non vede niente, cioè chi ci guarda. Ok, cioè, la maggior parte degli strumenti derivati emessi, cioè 90 miliardi di nozionale su 109 miliardi, sono quelli che loro chiamano interest rate swap di duration, che è una roba che non esiste in dottrina, ma diciamo così, che servono più che altro non tanto a proteggere il rischio tasso, ma a proteggere il rischio di rollover del debito, cioè servono a trasformare la scadenza
Perché la scadenza pesata, loro stanno facendo probabilmente degli swap sui tassi, siccome i tassi pesano, li usi per pesare la durata, no? Sì. Quindi loro, so, secondo... però posso chiedere al banchiere, dal punto di vista di un sovrano emittente, a che cazzo serve sta roba? Ma allora, il discorso qua è duplice, secondo me. Il primo discorso è che la grande parte di queste strutture vengono fatte nel 2015, quando il Debt Management Officer italiano, il DMO italiano, non sa quanto va avanti il QE, eccetera, eccetera. Io ho un'opinione personale su tutte queste cose, è che quando tu controlli l'emissione del sottostante, cioè francamente stipulare tanti derivati non ha molto senso. Loro dicono va bene, ma metti che c'è una market disruption. Ma se c'è una market disruption, nessuna banca che ti ha scritto quell'opzione sopravvive al tesoro. Quindi, cioè, non so bene di che cosa si parla. Cioè, nel senso, chi è che rimane in piedi se tu non se lo Stato italiano non riesce a emettere? Chi è che viene lì a pagarti l'opzione? L'analogia che facevo prima, cioè questo è analogo a AIG che aveva assicurato l'intera economia americana. Infatti Monoliner, AIG e gli altri, è dovuto entrare il tesoro americano a stabilizzarli, se no col cacchio che pagano. Quindi cioè, è tutta una roba che, boh, non lo so. Alla fine io credo che, io trovo che fa parte di fare un certo smoothing dei rischi di rollover e di tasso, questa attività in derivati, nel 2015, il nostro DMO non sapeva se i tassi sarebbero andati su o giù. Lui ha scambiato, sono quasi tutti dei cosiddetti receiver, cioè lo Stato paga fisso e riceve variabile, quasi tutti. Sapete cosa è successo dal 2016 in poi? I tassi sono solo scesi, quindi lo Stato italiano si è messo a pagare un fisso del 3,5-4%. E il 30 anni è tornato al 4%, al 3,7% adesso, no? Per cui tenete conto che noi continuiamo a pagare invece un 4 qualcosa, 3,9. Sì, no, lo Stato italiano avrebbe guadagnato con questa situazione di bull flattening, cioè col fatto che i tassi a breve salivano e i tassi a lunga non salivano altrettanto. Infatti l'anno scorso, quando i tassi sono, come ha mostrato Costantino, i tassi sono saliti in generale, lo Stato italiano ha un mark to market meno negativo dell'anno prima, cioè l'anno prima era 34 miliardi se non sbaglio, sono 29. Adesso sono 29 perché sono saliti i tassi a breve. Che dire, io la mazzata proprio addosso non mi sento di dargliela, è una cosa che capisco poco, non sono noti i contratti, non si sa l'upfront quant'è, non si sa quant'è il mark to market negativo, si sa la mazza. Mark to market negativo all'apertura dell'opzione, perché di solito queste cose qui hanno mark to market negativo perché tu ricevi un upfront. Insomma, boh, è una cosa sicura, non è molto trasparente. Non ho idea, devo dire la verità, di quanto siano trasparenti le altre banche centrali, non ne ho idea. Però è un'obiezione parzialmente rigettabile. Non è una banca centrale, il ministero del tesoro. Costa aveva, forse abbiamo interrotto prima cosa, anzi l'ho interrotto io, che stava mostrando un ragionamento a cui lui voleva arrivare. Tesoro, sì, Costa era il meno... scusa Costa, in realtà io... Qual è? No, tranquillo, tranquillo. Qual era il punto che tu volevi fare con quella... No, io stavo dicendo che, allora, si può capire una logica nel momento in cui c'è una fortissima incertezza sui tassi, e noi i problemi di incertezza sui tassi li abbiamo avuti anche recentemente, ce l'abbiamo anche adesso. Si tratta in ogni caso di scommesse, no? Oppure, se vogliamo chiamarle diversamente, in un modo un pochino più carino, assicurazioni. Allora, nell'assicurazione puoi perdere e vincere, perché paghi un premio nel caso in cui avvenga un determinato evento. In questo caso, nel caso di specie, mi riferisco a quello che è stato contestato ai dirigenti del Tesoro, l'evento non è avvenuto e noi abbiamo dovuto pagare 3,9 billion a Morgan Stanley nella fattispecie. Può accadere, non c'è nulla di male in sé, tanto è vero che la sentenza è stata positiva poi alla Cannata e agli altri, cioè non avrebbero causato nessun danno. Resta il fatto che c'è molta opacità, perché non si capisce l'uso che viene fatto e secondo quale criterio vengono contrattati questi swap con la controparte. Ora, se si può capire che la controparte non sia nota, non si, a meno che, cioè fino a che
poi non viene chiuso lo swap, non si capisce invece qual è la logica che sottostà a tutto questo ragionamento, a queste contrattazioni. Cioè, a dire un'altra cosa, che nella vicenda per la quale è intervenuta alla fine la Corte dei Conti, c'era la cosiddetta clausola di early termination, ovvero la controparte poteva decidere in un dato momento, a determinate scadenze, di chiudere lo swap, di chiudere la posizione e incassare o rimetterci. Quando ha chiuso, ha incassato, perché era una clausola a suo favore. Questa è stata la contestazione che è stata fatta ai dirigenti del Tesoro. Solo questo. Poi mi sono andato a guardare un pochino di dati in generale, però, ripeto, non ho trovato nulla che ci indichi quello che stiamo cercando di capire. Duration media dei titoli di debito, quella si è allungata naturalmente con il cambio delle emissioni, perché una volta, parlo di 20 anni fa, si mettevano molti più titoli a breve, adesso si emettono molti più titoli a lungo. Dei tassi abbiamo detto, del tasso di copertura abbiamo detto, altre cose c'è un c'è sempre sul sito, sul rapporto 2017, come cambia la duration su titoli prima e dopo i derivati. Adesso questa provo a fare lo sharing e ve lo faccio vedere. Parliamo di mesi, eh? Sì. Eccolo qui. Titoli di Stato post-derivati, la duration cambia da 6,06 a 6,11, questo è 2016 però. Vabbè, 7, eccolo là. Duration, sì, esatto. 17 cala in realtà. Costa, se, sì. Poi, se poi tu... Post va su. Costa, scusami, se tu vai a pagina... Mi fa un piacere così che ce l'hai già aperto. Sì. Pagina 97 di quello lì del 2017, del Tesoro. 2017? Sì, sì. Arrivo. Pagina 97. C'è una roba... Pagina 97 numerata o pagina 97 del PDF? Pagina 97 del documento, non del... Del documento. Del documento. C'è la tabella. Qua. Eccola c'è qua. Tabella, la tabella 321, no? Sì, altro, esatto, ve la faccio vedere. Me la metti un attimo. Quella sulla scadenza di quando scadono. Di quando scade la maggior parte dei derivati. No, quella tabella mostra, secondo me, abbastanza chiaramente che tutte queste strutture sono state fatte con un picco particolare 2017, 2018, 2019, che è questo, che si vede nei primi tre anni. Perché secondo me nel 2014, 2015, quando sono state fatte queste strutture, si percepiva chiaramente un rischio di roll sui floater, cioè sui titoli a tasso variabile, no? Per cui secondo me loro proprio ai tassi non hanno tanto pensato, quanto hanno pensato secondo me di avere un problema, di poter avere magari un problema, visto che sono tutti interest rate swap di duration, sul rinnovo del debito in questi tre anni, no? Questo bisogna mettersi nella testa di questi signori nel 2015, eh? Sì, però, c'ho una cosa su questo, scusate soltanto su questa cosa qua. Nel 2015 stava iniziando il QE, giusto? Non è così. Allora, effetto del QE che tutti si aspettavano è che diminuivano i tassi a lungo periodo, quindi se tu avevi un problema di duration, cioè non c'era bisogno di coprirlo con delle condizioni. Lo so, Thomas, non è che c'è... Cioè, sto cercando di entrare nella logica... No, ma io faccio il controfattuale, no? Giusto per dare un riferimento... intellettuale differente rispetto a questo tipo di problemi. Tu stai assumendo però da questa cosa, non so da cosa lo riferisci Gianluca, che queste cose in scadenza l'anno scorso, quest'anno e l'anno prossimo, perché il rapporto lì è solo del 17, no? Quindi è vecchi due anni di fatto, in realtà erano contratti accesi pochi anni prima, il che è strano alla luce dei pochi che illustrano esplicitamente, perché loro illustrano solo quei due o tre che hanno ristrutturato, cancellato, i quali sono tutti trentennali. Infatti, se guardi quella stessa tabella, ma sono trentennali, ma sì. Se guardi quella stessa tabella, tu vedi che c'è un altro picco nel 36 e un altro nel 46. Sì, ma sono trentennali, non necessariamente mai su carta sottostante trentennale. Questo è il tema, capito? Vabbè, certo che non lo sono su carta trentennale. È il tema è che secondo me di tutti i pochi che menziono sono tutti uguali. Loro pagano un fisso prestabilito per 30 anni. Sì, secondo me loro hanno proprio voluto a 6 mesi, quindi
loro hanno proprio voluto contemperare, diciamo, una stabilizzazione del costo con il fatto di essere sicuri di poter rollare, no? Sto dicendo un'altra cosa, io sto dicendo che se il contratto è trentennale ed è in scadenza nel 18, allora è stato fatto addirittura nell'88, se è ventennale nel 98, cioè non riesco a capire perché sia così ovvio che devono averli fatti. No, beh, quelli di cui parlano, però... Michele, sono quelli in quel rapporto lì, sono quelli del 2046, quelli di cui parlano in questo rapporto qua. Però quello che voglio dire... Continua a non capirmi, non mi stai ascoltando. No. Voglio allora, capire no. Cos'è che ti fa pensare che il picco di contratti in scadenza nel 17, 18, 19 siano stati accesi solo 4 anni prima, addirittura nel caso del 17, no. 3 anni prima. Cosa te lo fa? Anche perché no. non lo sappiamo. No, no, quindi no, no, è un altro elemento di cui non ho detto quello. Ho detto che sicuramente nel 2015, perché l'avevo letto il rapporto, c'è stata parecchia attività, però in generale la parte assicurata, diciamo, come vedi da quel grafico, era particolare su questi anni, prossimi anni qua, 2017, 2018, 2019, dove per qualche ragione hanno percepito un rischio di rollover, secondo me. Io non so perché, non ho idea. Cioè, hanno dei picchi nel 36, nel 46, io non ho 45. Non ho capito che diavolo loro possano, quale essere umano possa percepire e avere delle idee. Ah, guarda, se sapessi dove vanno i tassi a 30 anni, non lavorerei. Se sapessi dove vanno i tassi a 30 anni, non lavorerei. Voglio essere chiaro. I dirigenti del Tesoro può darsi siano dei funzionari estremamente timorosi e a fronte di un mondo politico instabile, poco consistente, pieno di accuse, continuano a premunirsi, d'accordo? Però è responsabilità del ministro e delle commissioni parlamentari che vigilanza sulle attività, che, come si dice in italiano, supervisor, il Ministero del Tesoro, garantire e dare delle direttive politiche a questi funzionari. Ora, qui c'è un problema di chiarezza da entrambi i lati. Cioè, qualcuno deve dire, guardate, il costo che noi chiediamo con una scelta politica, perché è una scelta politica, mi dispiace, non è una scelta tecnica questa. Cioè, togliamo di mezzo sta stronzata che è una questione tecnica, ok? Lo dico da tecnico, non è una scelta tecnica. E chiunque si nasconda dietro al dito che questa è una scelta tecnica è un buffone. Sono disposto a portarlo in corso dove vuole. Non c'è nessun argomento tecnico che possa giustificare in maniera sicura al 100% che tu nel 2011 compri un derivato trentennale in cui scommetti una cosa facciata. Proprio non esiste. Okay? È tutta una valutazione politica, legittima, che va fatta, ma è politica. E quindi la responsabilità politica appartiene al ministro e alle commissioni parlamentari di vigilanza. E quindi queste dovrebbero dire, da un lato i dirigenti del Tesoro e dall'altro al popolo italiano, noi siamo disposti a pagare X tutti gli anni, pur di evitare questo scenario. A quel punto il dirigente del Tesoro, la cannata di turno, non è lei che deve assumersi il peso di questa decisione politica. Lei la eserciterà tecnicamente, la metterà in campo tecnicamente. Dai documenti che sono resi pubblici, questa decisione politica, mi dispiace, non c'è. E io continuo a non capire, anzi più la discussione avanti, meno capisco. No, nei documenti sembra tutta una cosa tecnica invece che politica. E invece non lo è, e diciamolo, cioè davvero, cioè io non me la voglio prendere qui ragazzi, cioè, dico ragazzi, alcuni, chi è il direttore generale adesso? Non è più cambiato, una volta li conoscevo tutti. Chi è il direttore generale adesso? Franco, sì, l'ho conosciuto anni fa. Loro devono eseguire, non è possibile, questa è una grossissima decisione politica, tanto perché, voglio dire, se il sottostante è di 110 miliardi, ovviamente è una questione marginale alla fine, perché stiamo di fatto coprendoci da rischi, okay, su una quantità pari al 5%, meno il 4% del debito in essere, giusto? Sono 2.000 miliardi di circolante. Sono più di 2.000, sì. No? Quindi se ce ne sono 110 di... Come titoli di debito sono 6%. Poco sotto 2.000 miliardi, sì, esatto. Sono 6%, ok. Quindi... Di nuovo, mi volete spiegare, qualcuno mi vuol dare un ragionamento tecnico dal punto di vista di uno Stato sovrano che emette debito, di quale sia la risk aversion o il rischio che copro assicurandomi sul costo di emissioni pari al 6% del mio debito?
Perché se, so, la durata media, se la durata media fra 6 e 7 vuol dire che io ogni anno devo finanziare circa il 14 o il 13, 14, 13 o il 15, anche il 6 devo finanziare addirittura quasi il 18, okay? Quindi vabbè, che vuol dire che io ogni mese finanzio un punto e mezzo, quindi 6% sono 4 mesi, è da quello che mi sto coprendo? Cioè, diciamolo, cioè, va detto, mi sto coprendo dal rischio drammatico che 4 mesi di casotti infernali in cui tutto ciò che emetto mi fanno pagare il 14%, almeno me lo paga JP Morgan. Ma non lo so, a me, tecnicamente non c'è alcuna ragione, tecnicamente non c'è alcuna ragione. Cioè, io voglio fare semplicemente portare un po' il discorso a livello politico. Abbiamo visto, abbiamo letto tutti in questi giorni questi rapporti sul debito pubblico italiano annualmente. Credo che ci sia una legge che obbliga il Ministero del Tesoro a pubblicare questi report. Credo che la cosa minima da fare sarebbe avere un report simile, più dettagliato, sui derivati. Anche perché se ne parla dappertutto di questi derivati da anni. Ogni volta che c'è la minima statistica ci sono complottari, polemiche. Voglio dire, un atto di trasparenza minimo sarebbe quello di avere per legge una maniera, appunto, tra il politico e il tecnico, per cui il ministro si presenta in Parlamento dicendo: questo è il nostro rapporto sull'uso dei derivati. Con i derivati noi stiamo perseguendo questa strategia innanzitutto politica, come diceva Michele prima, e questi sono tutti i movimenti che noi abbiamo acceso negli ultimi anni in maniera dettagliata, perché altrimenti così anche la nostra discussione, come vedete, è difficile, perché stiamo facendo praticamente second guessing su cose che non sappiamo, perché non sono dettagliate. Su questi rapporti sono 2 pagine, cioè sono altre 4 pagine di statistiche e basta, non si sa più nient'altro di questa cosa. Mi sembra abbastanza, non lo so, un po' ridicolo, onestamente ridicolo. Sì, a meno che, ma non credo, negli organi preposti di vigilanza, mi riferisco alla Commissione Bilancio, non abbiano elementi maggiori rispetto a quelli che possiamo avere noi pubblicamente. Ma non credo, onestamente. Anche perché non li capirebbero, cioè, guardando la commissione, i componenti della commissione bilancio non saprebbero di che caso si sta parlando. Non so, può essere. Se l'indirizzo è politico, e mi pare evidente che ci sia un indirizzo politico nella strategia di gestione del debito, sarebbe giusto effettivamente informare su qual è questa strategia, che obiettivi persegue, qual è, come dire, la ratio che sta dietro determinate scelte. Su questo non ci sono dubbi assolutamente, perché veramente è difficile. Tutti e 4 noi ci stiamo sbattendo la testa da qualche giorno su questi documenti. Effettivamente, a parte le cose abbastanza ovvie sul programma di emissioni, non si legge nient'altro. Quello. Vorremmo, di avere dei politici che si assumono la responsabilità di che direttive, di che criteri, di quali rischi vogliono che la direzione del tesoro copra, e che si renda trasparente al popolo italiano che non c'è un complotto, non c'è un trucco, ci sono dei costi, però queste cose hanno dei costi sostanziali, quelle cose che chiamano costi, 24 miliardi di perdite accumulate, eccetera, eccetera, no? I 35, poi 30, eccetera, a venire. Sono i costi di questo tipo di assicurazioni. Questa assicurazione è legittima o non è legittima? Il paese la vuole avere o non la vuole avere? Cioè, queste sono scelte politiche che contano, perché se sono veri gli esborsi, cos'è che hanno fatto il conto? 11, 17, 6 anni, 24 miliardi, viaggiamo a 4 miliardi all'anno. Beh, questa è una fetta sostanziale del risparmio sui tassi, sulla spesa per interessi che abbiamo avuto grazie alla... all'ottima politica di Draghi, questa ve la faccio vedere, giusto? Questa ve la faccio vedere. Ce l'hai? Sì, sì. C'è anche questo aspetto qui, no? Cioè, sì. Sì, sì. Questa ve la faccio vedere. Io questo calcolo non l'ho fatto, però è un calcolo che va fatto. Eccolo qua. Allora, qui vedete la tabella. Questa è la spesa per interessi sul debito, con nell'altra colonna lo stock di debito accumulato. Siamo passati all'81 miliardi del 2008 a 64.800 dell'anno appena trascorso. Qui c'è il grafico.
Nella scala di destra abbiamo la, la spesa con debito pubblico che cresce, che cresce. Con debito pubblico che cresce, esatto. Nella scala di destra abbiamo gli interessi per il servizio sul debito e sulla scala di sinistra invece abbiamo il debito pubblico, lo stock di debito che cresce. Sì, adesso bisognerebbe riuscire a fare dei calcoli a naso, no? Su quanto all'anno è il flusso. Il servizio del debito a cosa viaggia in media? 3%. 3%. 3% oggi, sì. Esatto, esatto. Quindi sono 60, se ne abbiamo un esborso di 40, questo aumenta di circa l'8%. Giusto? Sì, più o meno. Sì. Cioè, ma bisogna sedersi, fare delle simulazioni, cioè non c'è, nessuno di noi ha il tempo per mettersi a farlo. Ecco, però è il caso, io credo che in un paese che vuole essere serio, che vuole soprattutto evitare questo populismo sempre più rampante, sia da un lato dovere della direzione rendere chiare queste cose, mantenendo, se vogliono, senz'altro la privacy dovuta alle banche con le quali fanno questi contratti e ai soggetti coinvolti, perché è un problema anche di serietà, come giustamente osservava prima Gianluca nella off record, no? Gianluca, forse lo vuoi dire tu questo, la ragione per cui non vuoi descrivere dettagliatamente tutti i contratti. Beh, di sicuro c'è un tema di... Cioè, se mi scrive un'opzione su una certa emissione una controparte e io dico chi è, praticamente il mercato potrebbe targettare quella controparte specifica su quell'emissione, diventi un po' tu il gioco, la controparte che ha scritto diventa un po' il gioco, il target, invece che partecipare al gioco con gli altri. Quindi di solito poi, tra l'altro, queste robe qui, proprio queste opzioni, proprio per quella ragione si riassicurano sotto, si spalmano su svariate controparti. Non è il caso di quella che ha chiuso Morgan Stanley col tesoro, per esempio, però lì mi sa che c'è stato scambio di base anche di collaterale, per cui, perché sì. Quando di solito uno si prende, cioè normalmente quando uno scrive un'opzione molto grossa su un sottostante, chiede a chi gli compra l'opzione il sottostante per potersi eggiare sull'opzione che ha scritto, no? Perché altrimenti diventa un disastro, no? Per cui diciamo che non si per riservatezza e per evitare distorsioni di mercato le controparti non si dicono, no? Ecco, questo è abbastanza normale. Cioè anche nel nostro mestiere sull'equity è così, non si dice mai, a meno che la SEC o la Consob non ti obblighino a dirlo perché sorpassi certe soglie di azionariato, allora in quel caso lo devi dire. Però questo non lo trovo una cosa assurda che non si sappia chi è. No, no, infatti quello ripeto, no. va bene, cioè che puoi tenerli tranquillamente anonimi e non devi dare tutti i dettagli, però tra non dare tutti i dettagli dei contratti e non produrre il tipo di informazione che stiamo suggerendo, stiamo richiedendo di fatto, no? Io devo dire che questa roba ce ne passa. L'ho guardata per 3 anni, magari sono io un po' limitato, però... È 3 anni che non capisco quale sia bene la ratio, onestamente, e soprattutto in un periodo in cui c'è un certo attivismo della Banca Centrale Europea, cioè comprare volatilità non è una cosa furbissima. Cioè, in un momento in cui la Banca Centrale Europea sopprime la volatilità o ha soppresso, andarsela a comprare sembra una roba su cui perdi, fondamentalmente. Infatti è un pezzo. Sì, però cioè, non so dire, è vero che il paese ha affrontato in questi 30 anni momenti di altissima turbolenza, però è anche vero che dal punto di vista dei tassi il paese in questi 30, 25 anni, c'è tra l'altro 20 da quando l'euro è di fatto in azione. Sì, poi sono tutte, Michele, è estremamente bassa. Ecco. Poi Michele, sono tutte opzioni strane, perché? Francamente, no? Sono quasi tutte opzioni europee, quindi le puoi esercitare solo alla scadenza, eppure fanno i mark-to-market. Cioè, anche fare il mark-to-market di un'opzione europea ha un senso e non ce l'ha, nel senso che non essendo esercitabile durante il periodo in cui dura, boh, capito? Sì. Se l'hai comprata, sì, va a zero, può andare a zero teoricamente, ma che te ne frega. Se tu ti sei comprato un'opzione, quelle che noi chiamiamo le opzioni banco, no? Quelle che se salta al banco ho vinto, perché quelle sono opzioni un po' così, no?
se salta il banco, ho vinto, se è rimasto in piedi il casinò, che è quello che si discuteva prima. Qua appunto c'è questa cosa, la cosa di fondo è che probabilmente il casinò non rimane in piedi, salta il banco. Sì, se io compro un'opzione banco e mi compro un'opzione, faccio più sull'equity che è più facile, se io compro un'opzione 30% out dal prezzo di borsa di una società, no? In su o in giù, cioè 30% più alto o più bassa, no? Puntando che o ci sia un'opa oppure che fallisca, cioè di fare il mark to market di quella roba lì, se è un'opzione che dura 30 anni, boh, cioè, capito? Sì, mi interessa relativamente. Per cui, non lo so, guarda, io cioè, devo dire, posso dire? Non ho mai capito un cazzo di sta roba qua. Lo ammetto proprio. Per riassumere, che se no ci giriamo attorno e sembra che diventa la fine del mondo, cari amici della direzione generale, o anche se non amici conoscenti, insomma, dirigenti della direzione generale, ministro Tria, viceministri, cercate di essere un po' più trasparenti, non ci perdete nulla, eliminiamo quest'aura di mega complotto trentennale ai danni degli italiani e rendiamo anche trasparenti le responsabilità politiche, perché insisto, a mio avviso le responsabilità sono anzitutto politiche, molto probabilmente parte del funzionariato, io ho conosciuto brevemente Maria Cannata in un paio di dibattiti, di situazioni negli anni mai anche andati, parte degli alti funzionari dirigenti del Tesoro sono dovuto assumersi sulle spalle responsabilità di prendere decisioni che non avrebbero dovuto prendere loro. Però hanno dovuto supplire a una volatilità, a un'incapacità, a un'incompetenza o anche se volete una forma di codardia politica della politica, dei ministri, del Parlamento, che non prendono posizioni esplicite sulla questione e quindi costringono chi poi ha la gestione quotidiana a prendersene. Quindi sarebbe tanto di guadagnato se sta roba diventasse un dibattito pubblico esplicito. E poi se qualcuno davvero ha sbagliato che su queste cose qua, insomma, sì, lo sbaglio se c'è è vero, si vede, no? Se c'è la malafede si vede. Vabbè, pagherà, ma è anche il caso che... Ma no, ma malafede secondo me proprio no. No, ma infatti è quello che voglio dire, ho detto se c'è, si vede, non è che sia tanto facile celare. Cioè io mi immagino, mi metto sempre... rendere esplicito agli italiani che avere un grande debito, avere i rischi che esso comporta, avere una classe politica che le decisioni non le prende, che non sa dare lungimiranza, che non sa dare obiettivi in breve periodo, ha anche questi costi. Eh sì. Cioè mettiti tu nel cosiddetti panni del debt management officer italiano. Fatto, certo. E leggono una banda di cazzari come questi qua, cioè se non avessi comprato delle opzioni ti tireresti le martellate nei posti che non si possono dire in TV, no? Cioè, francamente. Quindi, poi dopo c'era la Sibilla. Se non ci abbiamo da aggiungere, dai, che andiamo avanti, che c'è Gosta che c'ha da raccontarci sull'export, che è andato alle stelle o alle stalle. Che è successo? Niente, il microfono, no, il microfono. Allora, è uscito il dato sull'export, va bene, bene, abbastanza bene il centro, va abbastanza bene il nord-est, va in territorio negativo il nord-ovest, probabilmente perché legato alla fiera della meccanica tedesca. Ovviamente crollano su delle isole meno 5,7%. Ma su delle isole esportano prodotti agricoli fondamentalmente, alimentari o no? O mi sbaglio? Sono crollati. Adesso il dato specifico non lo vedo, però nella nota Istat. Però su delle isole fanno meno 5,7%. Quindi esportando prodotti alimentari, niente, va maluccio. E invece spicca il più 3,9 del centro. Adesso io non so esattamente che cosa esporta il centro, dovrei vedere i sottosettori, però non conosco. La distribuzione di questa roba non lo so neanch'io. Comunque questo è il dato macro che esce oggi con l'Istat. Poi vedremo gli altri indicatori di sentiment, sono ancora piatti o negativi, per cui su quelli abbiamo già parlato nelle settimane scorse e non c'è nulla da aggiungere. Che silenzio ultimamente, abbiamo dei momenti di silenzio. Lo so. Credito? Come va Gianluca il credito? Tira il credito? Tira? Ha preso Viagra il credito? No, Gianluca, c'hai il microfono spento, tesoro.
Allora, dicevo, facciamo vedere un po' di indicatori di credito che sono usciti ieri. Noi li abbiamo riclassificati come nostro solito e abbiamo per vedere un po' come sta andando su una delle cose che segnala più o meno espansione o no dell'economia. Allora, facciamo questo. Ok, quello che si vede qua sono i dati di gennaio. Abbiamo, noi splittiamo il lending italiano, che è il totale lo vedete qua, è 2 miliardi e 2, 2, trilia, 2 trilioni e 2, la variazione è meno 0,4 mensile, meno 4,8 annuale. E noi lo splittiamo tra quello che noi chiamiamo real economy, che è quest'area grigia, di 1 e 3, che sono households, cioè sono diciamo alle persone, e alle società non finanziarie. I prestiti personali scendono dello 0,5, quelle alle società non finanziarie sono giù dell'8,5 cioè rispetto al gennaio dell'anno scorso, anche se sono un po' in ripresa rispetto al mese prima. Se io scorro, scorre anche lì? Sì, 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 certo. Ok, questo qua è lo split ulteriore di quei 679 miliardi delle non financial corporations, che è uno split per durata. Vedete che su tutte le durate, soprattutto a un anno, è sceso del 14, a 5 anni è sceso a maggiore di 5 anni è sceso dell'8 quasi. E poi rompiamo anche la parte, diciamo, di prestiti personali tra consumer lending, che è l'unico che cresce, a più 8,1. Mortgages, che sono ironia, cioè rispetto all'anno prima, e mortgage e mutui, che sono su dell'1 rispetto all'anno prima, e tutto il resto del lending personale, che invece è giù del 9. Guardando poi ai tassi, i tassi, diciamo così, sono in aumento sia sulla parte non financial corporate, cioè società non finanziarie, sia sui mortgage, cioè sui mutui, che sono saliti di 5 basis point nell'ultimo mese, di 4 rispetto all'anno prima. E diciamo, mentre sul consumer, che ha ovviamente un tasso molto più alto, perché è un tasso intorno all'8%, sono saliti di 47 basis point rispetto al mese prima, ma scesi rispetto all'anno prima. Diciamo che come vi posso dire, la foto che si vede è di un paese che ha diciamo l'erogazione del credito bancario. Ritorno alla prima slide, al primo grafico, che è, come vedete, è piatta, ma piatta, proprio piatta, ed è piatta dal 2007, ok, cioè, per essere chiari. E se si va a guardare poi da un punto di vista del funding delle banche, si vedono delle cose, e ve lo faccio vedere qua. Si vedono delle cose abbastanza interessanti, cioè le banche come finanziano la loro attività? La finanziano con, diciamo, questa parte di depositi che sono 1,7, capitale che è circa 3,80 e i bonds che sono 300 emessi dalle banche. Tenete presente che al picco i bonds emessi dalle banche, e questa è una cosa importante perché ne abbiamo parlato in tante volte in questi filmati, al picco i bonds emessi dalle banche erano nel luglio 2012, erano 970 miliardi. Quindi le banche hanno fatto scadere circa 670 miliardi di bonds senza rinnovarli, e con, diciamo, l'espansione dei tassi sul debito italiano sarà molto dura emettere bonds in futuro, cioè, diciamo, sarà costoso, non dura. Emettere si emette. È costoso, quindi duro. Esatto. Non perché c'hanno, questo, non c'hanno degli swap? Potrebbero chiedere, sì, in effetti. Però potrebbero locare questi spread per 30 anni, non so se è una bella notizia. Se poi andiamo a vedere su come le banche investono, cioè come le banche, cosa fanno le banche con i soldi. Queste sono le sofferenze che ovviamente, scusate, se qualcuno cattivo dirà li perdono. Sono scese da 200 a 100 miliardi, eccetera, eccetera. Se poi si va a vedere, per esempio, i bonds detenuti dalle banche, si vede che i titoli di Stato italiani sono questa riga grigia, che
c'è anche, diciamo qua, e sono intorno ai 400 miliardi, sono sempre più o meno stabili, variano a seconda di quanto vende l'estero. Aspetta, provo a ingrandirla che magari si vede meglio. Diciamo, le banche, ecco, si riesce così. Ok. Allora, diciamo che sono saliti molti gli holdings di bonds europei, anche quelli del resto del mondo, rispetto a quelli italiani, questo su un lungo periodo di tempo, questo grafico va dal dicembre 99. Se poi si va a vedere più nello specifico, diciamo, i govies, italiani sono rimasti più o meno stabili e variano, c'è una chiarissima correlazione. Quando vendono gli investitori esteri, le banche italiane di solito li ricomprano indietro. Diciamo che sono, è la teoria Savona, questa non è la teoria Savona. Cos'è la teoria Savona? È la teoria Savona delle banche italiane sovrane che salvano il culo al resto del mondo. Sì, diciamo che quello che succede praticamente quando guardi il sistema creditizio italiano, vedi una roba piuttosto piatta, un elettroencefalogramma piatto per gli ultimi 10 anni. E, che dire, riflette ovviamente l'andamento del PIL, come in tutte le attività bancarie in paesi sviluppati, no? Cioè, nel senso, non va il PIL, non va le banche, c'è poco da star lì a fare dei distinguo. Poi noi, ripeto, facciamo anche un lavoro di riclassifica del funding bancario tra depositi in conto corrente, depositi minori di 2 anni, depositi maggiori di 2 anni, però alla fine quello che si vede è che i depositi in conto corrente hanno sostituito i bonds che sono scaduti, no? Lo vedete in questo grafico qua in basso a destra. Sarà una bella sfida, vorrei, perché ci sarà anche probabilmente dire che una parte di quei bond erano acquisti per clienti, no? Erano retail, certo. Erano retail e hanno depositato il contante e hanno detto vabbè, il bancario di turno, cioè il consigliere di turno. Sì, sì, è proprio così. E ha detto guardi, lo vendiamo, adesso così si calma sta roba dello spread, tanto mettiamo i soldi nel conto corrente, dal punto di vista della banca il financing non cambia, no? Sì, guarda, in particolare dei 300 miliardi che ci sono di bonds più o meno, il retail in questo momento dei bond bancari ne ha 80, più o meno, dei 300. Tieni conto che a un certo punto, di questi 80 subordinati, sì, famose obbligazioni, quelle che possono venire, sono le prime a prendere una perdita, se c'è un bel di subordinati ne ha circa 13 di quegli 80. E, tenete presente che a un certo punto il retail aveva un multiplo di questi 80, no? Anche 4 volte. Sono scaduti, le banche hanno tenuto comunque il cash sotto forma di depositi, non è che è sparito, no? Però sicuramente i depositi sono una forma un po' meno sticky di un bond, da un punto di vista della durata, possono cambiare banca più facilmente. Per cui adesso poi le banche avranno davanti lo scoglio enorme di emettere dei bonds che sono richiesti dalla regolazione, che sono i famosi bond MREL, eccetera, eccetera, di cui abbiamo parlato, in più anche, insomma, dovranno irrobustire la durata del funding. E quindi abbiamo davanti questo problema qua, che vedremo un po' come va a finire. Ho una hint da statistico. Secondo me lì a dicembre 17 c'è un breaking series, state sbagliando a classificare qualcosa. Dove? Guarda quell'ultimo che hai detto lì sulla destra. Non si vede più. No, più su. No, più su. No. Era altrove, no? Era l'altro, sì, era il... Ecco, qua. Guarda la linea, quella... Cos'è, no, te lo dico io cos'è quel problema lì. Che non si possono più account for i bonds detenuti, i bonds emessi e comprati dalla società del tuo gruppo. Ah, ok. Cioè, non è che hai ragione. L'occhio dello statistico. ECB, no, hai ragione. ECB Regulation ti dice non puoi più classificare come bond outstanding delle robe che emetto io e compra la mia subsidia di sotto. Ho capito. Self-detained, cosiddetto. E quindi, sì, diciamo che
c'è un problema di sostenibilità. Adesso scusate, così faccio line sharing. C'è un problema, diciamo, di sostenibilità del business bancario che deriva dalle pressioni sui ricavi che ci sono dall'internet banking, eccetera, eccetera, che disintermedia tutta la parte sportelli, e dal fatto di, dall'altra parte, dei costi di running il banking business, perché è ovvio che chi sta in dei paesi più virtuosi ha anche dei costi di emissione che risentono di un rischio paese molto più basso e quindi paga meno i bond in emissione, anche se magari è una banca peggiore delle nostre. Fa ridere, ma è così. Fa ridere, piangere, non so, vedete voi. E questo è quanto. Beh, abbiamo fatto il quadro, non è cambiato molto, insomma, adesso no. Boh, probabilmente dovremmo vedere quando abbiamo dei dati consuntivi seri sul primo trimestre, no? Sì. A quel punto avremo un po' un'idea se è stata una flessione temporanea o se sta accentuando. L'impressione mia è qui cinese, ve lo dico, che si è accentuato in questi ultimi giorni, mi sono messo appassionatamente a studiare e a discutere con loro, e che qua sotto sotto il rallentamento cinese rischia di essere una recessione. Infatti alcuni colleghi qua, quelli controcorrente, dicono in realtà se non truccassero i conti la crescita sarebbe, che so, l'1% forse, il 2%, ma non il 5-6% che dicono. C'è tutto un lavorio di... Invece mi ha molto incuriosito il casotto che è scoppato in Italia attorno a questa roba della Via della Seta. Perché mi sembra che di nuovo siamo finiti in una trappola. Devo dire che questi pentastellati hanno... Non riesco a capire se sono dei pazzi cretini che si avventurano nelle cose più strane perché sono in mano ad avventurieri. Quindi a seconda degli interessi dell'avventuriero prendono svirgolate politiche, o se sono in qualche senso però davvero manovrati. Perché questa è una strana mossa che finisce giusto nelle braccia di Trump per permettere di accentuare questo giochetto del confronto, la nuova guerra fredda con la Cina, che a mio avviso, non vi voglio tediare, perché lo sostengo da parecchio, è una delle cose peggiori che possiamo fare, inventarci. Cioè smettere di fare l'engagement con la Cina, con il governo cinese, e entrare in una situazione di confronto muro a muro, insomma, in cui gli neghiamo tutto. Io non sono là in Italia, quindi non ho capito come è stato il dibattito, cos'è, tradimento, qual è la... Perché tutto viene da un articolo del Financial Times che se la prende, o mi sbaglio? Per questo memorandum, che non si capisce più se è un memorandum d'intesa o se... È un memorandum d'intesa, quello che ho capito io. Il problema è che non si sa cosa c'è dentro in questa intesa. Credo che sia anche un problema che va al di là dei pentastellati, perché credo che la Lega ci sia molto dentro in questa cosa. Uno degli esperti è un leghista, che è ma Geraci non è un leghista. Geraci, ne ho sentito parlare, sono stato a Shanghai i giorni scorsi con della... Dicono che sia leghista, cioè dicono che sia leghista. Ah sì, me lo davano per... Quello che scrivono nei giornali italiani, poi magari non è vero, per l'amor di Dio. Però quello che scrivono i giornali italiani... Sei sottosegretario o cosa del genere, no? Esatto, sì. Vabbè, comunque... Esatto, sottosegretario. Il sottosegretario? A me sembra, no, esatto, sembra soprattutto un'altra prova di dilettantismo della classe politica, perché se ha fatto questo tipo di engagement e poi all'ultimo minuto si tirano indietro perché non avevano calcolato i rischi geopolitici, cioè un gran casino, io non ci ho capito molto, onestamente. Anche qua, devo essere onesto, ho cercato di informarmi, però non ho una situazione talmente chiara da poter dare un giudizio tranchant. Quindi non so cosa ne pensano Gianluca e Costantino su questa cosa, onestamente. Mi devo informare. Non si sa niente. Allora, di questa Via della Seta non si sa niente. Io ho cercato i documenti. E infatti ieri ci ho anche fatto un post, ieri o l'altro ieri, perché chi contestava fra i sovranisti il CETA diceva a fare le altre cose che mancava trasparenza perché del CETA non si sapeva niente. Falso, perché del CETA c'è tutto online. Esatto. Possono trovare addirittura i verbali delle discussioni che sono state portate avanti. Mentre tutto di questo falso, memorandum, allora, tutto falso. È sempre stato tutto online. Questa è una cosa che io ho seguito nell'ultimo anno e mezzo. Tutto online, compresi i verbali di discussione fra le varie parti in causa. Invece, nel caso del memorandum con i cinesi, non c'è nulla. Non si trova nulla in rete.
Beh, in parte perché devo dire lo stesso progetto. Io da qui ho una visione su sta cosa che è mista, no? Ci sono degli elementi strategici che vanno tenuti in considerazione in questa iniziativa cinese. Però è anche vero che se l'Europa non decide di confrontarsi con questa proposta cinese, chiedendo, dicendo ok, io ci sto a fare alcune cose insieme, però tu mi devi concedere delle altre, che sono fondamentalmente accessi maggiori qua. Il problema di costringere la Cina, capiamola, la maniera per garantirci che la Cina continua a crescere, tra l'altro, perché ce n'ha da crescere prima di arrivare a livelli decenti, più la vedo, più mi rendo conto che insomma è ancora indietro gli altri 50 anni, se fate la media giusta con noi. Anche con noi, con gli italiani saranno indietro di 30, ma con gli Stati Uniti indietro di 50. Però comunque l'unica maniera per evitare questo miliardo e passa di persone non ridiventi un nemico pericoloso è continuare a forzarla a aprirsi. E cioè infilargli imprese, traffici, gente dentro qua, mano a mano col tempo. E quindi loro hanno la tendenza di voler entrare loro a casa tua. Perché hanno una fame di commercio, di beni, di trasporti, eccetera, gigantesca. Però io credo che l'atteggiamento di dire no e basta sia assolutamente suicida. E che ci vorrebbe una politica europea che dicesse sì, sì, collaboriamo, facciamo le ferrovie, facciamo il porto, però il porto lo controlliamo noi, ci metteremo dei soldi, no, certo, lo riprendiamo noi. E voi, d'altra parte... fate altrettanto, No, ma io credo, esatto, credo che la visione di Trump da questo punto di vista è la peggiore che uno potrebbe sposare, nel senso quello puramente confrontational, andiamo, gli mettiamo il dazietto qua, il dazietto là, secondo me, lo diciamo da sempre, da spesso, da quando Trump è andato al governo negli Stati Uniti, io ho sempre avuto questa idea qua, cioè iniziare a fare le guerre commerciali con la Cina mi pare veramente la strategia più ridicola che uno possa avere in mente. Se posso aggiungere due cose. Allora, la prima è che io ho un po' di esperienza fatta, soprattutto nell'ultimo anno, con paesi che sono oggetto di investimenti cinesi. Parlo di Ostropa, dove i cinesi entrano, comprano, investono, ci mettono il denaro fondamentalmente e fanno quello che vogliono. Quindi, d'accordo con Michele che ci vorrebbe un dot-des. La seconda sensazione è che mi sembra, almeno faccio una valutazione politica di quello che sta facendo questo governo, questa apertura al memorandum da parte del governo italiano senza sentire prima l'Europa, non dico Trump, ma l'Europa, è più una fuga in avanti, cioè c'è uno scontro in atto politico oramai conclamato, l'Italia dice voi non mi invitate al vertice fra Merkel e Macron e io vado avanti per i fatti miei stipulando qualche cosa o aprendo, facendo un'apertura di credito alla Cina. La mia sensazione, come dire, di analisi politica è questa qui. Poi vediamo se verrò smentito, ma la mia sensazione è questa. È una reazione al fatto che l'Italia è in questo momento isolata in Europa. Sì, no, l'aspetto, diciamo così, di politica, chiamiamolo interna europea, è chiaramente quello che dici tu, Costantino. Cioè, ed è davvero... anche effetto del fatto che questo governo non ha ovviamente una strategia, ma neanche geopolitica, di vera in relazione con l'Europa e che quindi le iniziative vengono prese, mi sembra plateali in questo caso, sulla base degli umori, degli interessi, delle relazioni di un singolo individuo, in questo caso questo sottosegretario che era qua in Cina, ha insegnato per un po', ha fatto varie cose qua, consulente, insegnava un po' a Shanghai, ha i suoi rapporti per lui ovviamente è un grande investimento nel futuro essere l'uomo che convince l'Italia a firmare primo paese di G7, no? One Belt and One Road. Cioè, quindi... Esatto. Vai Gianluca, vai. Diplomaticamente è furbissimo mentre stanno discutendo americani e cinesi che l'Italia scartella e va a firmare una roba. Cioè... Sì, no, ormai è la incapacità di mantenersi. Devo dire che questo poi è anche però l'effetto adesso di una mancanza europea, no? Non c'è una politica coordinata europea, non c'è una reazione a questo bullismo trumpista, non c'è una politica europea che dica la politica internazionale la facciamo diversamente, la NATO è un'altra roba, le relazioni con la Cina le gestiamo noi, non c'è.
Questo perché l'Europa è divisa. Ora, ovviamente, nell'Europa essere divisa sono dentro tante robe. C'è la Merkel che sta andando in pensione, è diventata debole, e ci sono i sovranismi, c'è Brexit. Ogni paese europeo ha contribuito, alcuni hanno contribuito di più, noi abbiamo contribuito molto, gli inglesi hanno contribuito molto, ma anche i francesi e i tedeschi. Di fatto l'Europa non riesce a trovare una maniera di porsi, no? E quindi è suscettibile di attacchi da entrambi i lati. Questa è la verità, questa è la verità di questa cosa, no? Dopodiché se l'intenzione cinese è predatoria, come molti dicono, no? Imperialistica, o se, vabbè, su questo ci scriverò l'editoriale per l'inchiesta dopo, no? O se è in parte il riflesso della loro lunga ossessione invece di essere loro invasi e quindi di costruirsi attorno delle cinture di sicurezza, ed è un po' anche il disperato, disperato è una parola esagerata, ma insomma è la consapevolezza che la crescita tirata solo dalle esportazioni è finita e che adesso è una lungo mezzo secolo di ulteriore convergenza che devono gestire in altra maniera, no? Questa iniziativa di costruire, fondamentalmente sono grandi investimenti pubblici, loro stanno facendo del keynesismo strategico, se ci pensate. Loro stanno facendo un keynesismo strategico cercando di costruire un'area di comune commercio, secondo me preoccupati dal fatto che possano essere espulsi, addirittura se non dal WTO, certo marginalizzati con questa escalation di guerre tariffarie. Io la leggo così. Però guarda Michele, tornando alla congiuntura che ne abbiamo parlato, poiché ne abbiamo parlato in precedenza, una cosa che si nota, per esempio, io faccio fatica a uscire con le stime sull'Italia, perché se dovessi dire veramente quello che penso direi, cioè sto cercando di calmarmi perché tutte le indicazioni congiunturali che vengono fuori sono brutte. Purtroppo anche la Cina c'entra, non so, tipo ieri è uscita la produzione industriale tedesca di gennaio, sarà un one off, saranno le cose strane, saranno quello che vi pare, però la stima era più 0,5, è uscita meno 0,8, ora quella roba lì è compatibile. È il terzo mese consecutivo che cala, meno 3,3 sull'anno scorso, sì, il terzo mese consecutivo che cala. Fondamentalmente loro hanno calato, però funziona, loro hanno visto il calo arrivare, prima hanno calato le forniture, hanno run down le scorte. Sì. Però quella roba lì, noi l'abbiamo visto prima, adesso c'è il calo loro di output. Quella roba lì però è compatibile con un PIL tedesco da primo quarter che sarà meno 0,2 più o meno, no? Se il PIL tedesco fa meno 0,2 non è che il nostro sarà molto diverso, anche perché ritornando alla faccenda scorte, che nel quarto qui le scorte italiane erano scese dello 0,4, se poi uno va a guardare cosa era successo nel terzo Q si accorge che erano salite dello 0,3, quindi diciamo la dinamica delle scorte degli ultimi due quarter era più o meno quella che deve essere, quindi non è che nel primo Q si può aspettare che le scorte italiane chissà che cosa facciano, per cui il problema vero è che qua la Cina, al di là di quello che ci dicono i numeri loro, diciamo ufficiali, nel senso che sono quelli taroccati, presunti tali. C'è praticamente convergenza qui fra tutti quelli che se ne occupano, che cioè, capite? Questi aggiungono un paio di punti così. Cioè qua io continuano tutti a dire che l'Europa crescerà XYZ, cioè l'unico che ha una stima negativa sull'Italia del meno 0,2 è la società, è l'organizzazione per cui lavora il buon Thomas, perché l'unico PIL negativo italiano che ho visto io come stima è meno 0,2 dell'OCSE. E noi? Cioè, se va avanti così, meno 0,2 l'Italia lo fa nel primo Q. Cioè, francamente. Sì, quindi, sì. Volevo dire una cosa su questa roba dei numeri taroccati cinesi, perché poi tutti hanno sempre queste idee dei grandi complotti, no? La gente ci mette... In realtà c'entrano un cazzo i complotti. È un altro caso stupendo, fantastico, di un meccanismo sbagliato, incentivi sbagliati. E qual è? È che questa è un'economia ancora fondamentalmente socialista e dirigista. E dovete capire che la Cina, anche se non si vede, è in un certo senso uno Stato federale. Le province, come le chiamano loro, le quali viaggiano a botte di 100 milioni di persone all'una, ok, quindi sono un'Italia e mezza, due, una Germania e mezza a volte, sono delle entità forti, i poteri politici provinciali sono forti, controllano banche, aziende, eccetera. E hanno ancora, dalla National Reform Economic Commission, che si chiama, il superorganismo potente, hanno target, hanno obiettivi che gli vengono dati.
si fanno ancora dei meccanismi di planning pur avendo introdotto le colline. Un'Unione Sovietica, la vecchia storia dell'Unione Sovietica. Sì, una volta era tutto Unione Sovietica. Era così. Esatto. Queste viste sono gli stessi incentivi errati. Mi sono studiato l'evoluzione dall'economia pianificata full e maoista a questa, no? Ed è tuttora un'economia assurda, mischiata, cioè qui ci sono delle storture tremende. E quindi le province non solo hanno degli obiettivi da raggiungere, hanno dei premi. Quelli premi poi vengono ridistribuiti sulle città, eccetera. E quindi a ogni livello c'è un incentivo di far bene perché ricevi il premio, la promozione, eccetera, eccetera. E quindi un meccanismo di arroccamento che parte dal basso. Nel senso che tutti cercano di far vedere. E in realtà al centro. Mi vuoi dire che vendono i diamanti anche loro? Là. Sì, sì. Infatti, no, esatto. Al centro c'è un lavoro continuo di, come dire, di piallatura, di riduzione di sta roba, che sono consapevoli. Però la cosa assurda, quando dici, sì, beh, coglioni, cioè, state cercando di svuotare il mare col secchiello, perché cioè, gli date voi gli incentivi a milioni di persone di raccontarvi balle. Stupendo. Ho detto, dico, you remember the old socialist rule, right? You pretend to pay me and I pretend to work. Lo stesso giochetto, no? Sì, no, ma sai, il socialismo del modello cinese, vabbè, lasciamo stare. E quindi, in realtà, non c'è un complotto. È bello, perché sono ancora oltre meccanismi, no? Quindi, i 50, i 300 che la Commissione Centrale cercano di tagliare sono in lotta con milioni di individui che esagerano nel self-report. Sì, è proprio così, perché mi ricordo di aver letto svariate cronache di politici locali che sono diventati membri importanti del partito nazionale, sì, perché la loro provincia aveva andamenti particolarmente spettacolari. Quindi le promozioni... Per carriera lì, probabilmente costruire delle case è stato almeno uno di quelli. Guardate te, magari quando torno, se avete voglia, faccio un po' un report. Questa volta, adesso che conosco meglio, cioè anche, ormai ho gli agganci, ho imparato parecchie cose. Insomma, non è tutto oro ciò che riluce, le grandi paure della Cina sono completamente immotivate, secondo me. Questo non vuol dire che non bisogna stare attenti, c'è una componente del PCC, dell'esercito, che è pericolosa, per carità, però complessivamente l'espressione tigre di carta continua ad adattarsi più a loro che a me. Tanto Thomas adesso ci avrà da lavorare, perché le domande del reddito di cittadinanza sono arrivate a 150.000, un numero così. Sì. Ah, sì, la distribuzione regionale com'è? Dai, che finiamo con una bella nota nordista. Perché qua sono dati che escono, qua sono dati che escono di straforo, cioè non è che, capito? Cioè non è che sono un po' come quelli cinesi. Cioè, ma perché c'ho da lavorare? Perché c'ho da lavorare? C'ho da lavorare perché devo erogare io il reddito? Sei tu che ti occupi del lavoro, delle politiche del lavoro. No? Ok. Ah, a questo punto lo annuncio ufficialmente che sei finale di registrazione. Domenico Parisi ormai sono 2 mesi che l'ho invitato, ci hanno scritti, mi ha promesso 60 volte che viene, evidentemente non ha nessuna intenzione di discutere con noi, neanche lui. Come dice Cettola qualunque, ciao ciao Parisi, ciao ciao. Starà usando Tinder, si starà mecciando. Sta mecciando le schede. Sta nel matching su Tinder, sì, o su uno dei tanti matching. E lo stesso vale per il signor Cannavò, che... E l'editoriale del Fatto continua a far girare questi studi farlocchi. A proposito, dovremmo fare una lezione anche su quello, perché continua a far girare questi studi farlocchi idioti di sintetic control. Che ma io non so, ma non si stufano sti qui? No, è la macchina della esatto. È la macchina loro. Il filone d'oro delle cazzate hanno trovato. Cioè, ci sono delle robe che ormai hanno stufato. L'attore che gira e spande merda. Tanto la gente siccome poi ce lo chiedono sui social, no? Io direi che, parlo a nome del gruppo, se sbaglio mi corrigerete. Noi qui non si parlerà mai della Brexit. Please no, per favore. Non so se è peggio la Brexit o la telenovela di Cardi, lo dico da interista, fare delle due è un bel match. Ci sono altri temi che sono sempre gli studi che fanno vedere che siamo più poveri adesso, oppure che la ricchezza è mal distribuita, cioè, ci sono tutta una serie di cazzate che girano periodicamente. Per favore, almeno a me non me lo chiedete di farlo, chiedetelo a loro tre, perché io non lo voglio fare. E
E poi c'è anche la faccenda della sovranità, che io vorrei che si chiudesse, perché quello che voglio dire è che io vorrei fare provare a questi nostri fenomeni il brivido di una valuta sovrana per un quarto d'ora. No, beh, non è quello, adesso la stai mettendo sbagliato, non è la valuta sovrana che gli vuoi far provare, vuoi fargli provare la valuta sovrana italiana. Sì, esatto. Sì, esatto. Io vorrei che la provassero e Borghi o gli altri dicessero le cazzate che dicono periodicamente, mentre... Mentre ce la dovremmo andare a salvarli, veramente, perché rischierebbero tantissimo, hai capito? Ma è sempre finito così anche storicamente, no? No? Qualcuno è dovuto emigrare, esatto. Ecco. Boh, ragazzi, qua in quel di Pechino sono le 11:05, devo anche andare a casa. Salutiamo tutti. E poi mi tocca anche lavorare per far sto affare qua. Siccome è lunghissimo, ci mette un'altra ora adesso. Quindi, vabbè, siamo bravi, lo stiamo facendo di martedì pomeriggio italiano, quindi mercoledì mattina. Sì. Intanto hanno grounded tutti i 737 che girano nel mondo praticamente. hai visto? Sì. Hanno... Incredibile, ma l'hai provato o è un altro di queste hyper Io c'ho un pilota in ufficio, no? Col brevetto di pilota. C'è un problema di 737? C'è un ragazzo qua che lavora con noi che ha il brevetto e dice che il tema vero di queste macchine qua è che, me lo sono fatto spiegare a lungo perché è una cosa che mi affascina molto, no? È che è stato anche l'oggetto di un libro di un famoso editorialista del Wall Street Journal, cioè tra gli esempi portati da un famoso editorialista di un libro, che ha scritto un libro, uno del Wall Street Journal, che si chiama Greg IP, che ha scritto una roba che si chiama Foolproof, e che fa vedere come a volte c'è questo paradigma che Pasquale, il nostro amico comune Pasquale, che insegna statistica, dice che tu hai un fence effect, cioè tu fai delle regole, tutti si appoggiano a questa regola e quando viene giù tutto. No? E lì il tema vero pare che sia questo, che praticamente... Se i sensori dell'aereo vedono una certa situazione, tu stacchi i piloti automatici quando prendi in mano la cloche. Ma se lui continua a vedere quella situazione lì che vede sbagliata, si riattacca automaticamente, non riesce a staccarlo. Quindi tira l'aereo dalla parte che dice... Metto un'intervista di un altro pilota che diceva la stessa cosa, quindi... Quindi il tema può vero essere che non c'è, così è peregrino. Non c'è un modo, perché quella roba lì è fatta per aumentare la sicurezza, nel senso che se il pilota è un pazzo e fa picchiare l'aereo, il sensore glielo ritira su, no? Il problema è quando succede l'opposto, che se il sensore picchia l'aereo e tu non vuoi, non riesci a staccarlo, no? Vabbè. Per cui è un po' il tema dell'automazione che c'è anche sulle auto... che non vedono le strisce perché non vedono il bianco, no? dell'auto driverless, che ha dei problemi di riconoscimento dei bianchi, per esempio, no? Che vede le montagne in sottofondo e le strisce pedonali uguali. E per cui tutti gli incidenti che ci sono ogni tanto derivano da quel tipo di roba lì. Ed è un grave problema dell'automazione, secondo me, in questo momento. Mi rallegra che il volo sabato è un 777. Sì, quella roba lì adesso è grounded ovunque, cioè perché anche le europee adesso, mentre parliamo, stanno tutte grounding il 737. Sì, ho visto che stanno tutti quanti mettendolo a terra. E quello lì per la Boeing è un problema, anche per delle linee aeree, cioè Ryanair ne aveva in ordine 135 di quegli aerei lì, quindi cioè, non è esattamente una cosa da poco. Quindi, boh. Ah, scusate, l'altro elemento sul disastro. Di cui non bisogna più parlare è la TAV. Ah, peccato. No, dovremmo parlarne. Guarda, portiamo avanti fino all'anno prossimo. Vai. No, questa cosa della adesso credo che invece dovremmo parlarne duramente quando avremo l'occasione. Nella prossima puntata, volta. La prossima volta abbiamo Riccardo Puglisi, magari lo confrontiamo, no? Ma anche, scusami Michele, ma anche dopo che Gonde ha detto che è più strategica la Caltanissetta Agrigento. Anche e soprattutto per quello che hanno fatto la Caltanissetta Agrigento e dopo subito per compensare i veneti, che se no si incazzano, e quanto stupido il popolo veneto che leva Lega, che vota Lega, cosa hanno detto? Che allora gli fanno la Verona-Brescia, mandassero a fare il culo, va? Cioè, ho capito. Verona-Brescia? Sì, è uscita oggi che c'è la dichiarazione che ora è la Verona-Brescia. Ho capito. Cioè, che non si capisce, Verona-Brescia. No, va benissimo, perché ma, cioè, falla intera, cazzo, no? Ha tutto fuorché il pezzo simbolico per andare a Lione, veramente.
Incredibile. Una cosa per te. Incredibile. I danni epocali che questi... Sì, guarda, la cosa che mi convince sempre di più, insomma, l'ho scritto, insomma, poi lo so che siamo tutti d'accordo, però se pensate, questo governo prende tutte le caratteristiche negative dei governi passati, berlusconiani, sinistra, di destra, renziani, e le esagera, le trasforma, le fa crescere così tanto che le trasforma in una caricatura e le fa vedere, però ognuna delle loro stronzate in realtà ha una radice e l'hanno fatta gli altri, è semplicemente l'elite degli ultimi 30 anni trasformata in caricatura. Sì, devo dire, Michele, che non per è una solo un'opzione omega bilione, no? Cioè fanno esplodere tutto, sono un'opzione. Sì, ecco, diciamo che questi qui hanno portato tutto a dei livelli... Sì, esattamente quello che ho detto, no? Loro hanno preso queste caratteristiche e le hanno rese così paradossali che adesso ti vengono in faccia. Cioè, prima potevi dire sì, vabbè, provincialismo, sì, elettoralismo, sì, clientelismo, però insomma, no? No, ma poi c'è invece è plateale, la Caltanissetta Grigeto è una ferrovia alta velocità strategica. Ma poi Michele, c'è una strumentalizzazione delle parole pazzesca che la stampa ovviamente italiana si presta a fare. C'è anche questa cosa dei bandi e degli avis de marché che sono stati pubblicati lunedì dalla TELT, no? E che Conti ha rivendicato come un delay, eccetera. Cioè, quella è la procedura ordinaria. Cioè, sì, non c'è successo niente. Sì, esattamente. L'altra presa in giro lì. Cioè, quella è la procedura ordinaria. Devi pagare, dovevi mettere esattamente. Cioè, ci sono gli avis de marché, le società portano i loro bid a quel tipo di lavoro, portano le garanzie, perché si fa così, cioè pubblicano un bando da un billion, voglio partecipare, devo portare le garanzie, fideiussioni, cioè poi dopo si... Avviso, no, secondo loro usavamo il diritto ugandese, per cui Conte si svegliava, annullava tutto, hai capito? Secondo loro. E invece quello che ha fatto è dire con una lettera andate pure avanti come era già previsto. E questa è stata vissuta qui come non so cosa. Cioè come grandissimo atto di furbizia, perché stanno ricontrattando. Ragazzi, noi al finale di partita ci lanciamo in chiacchiere, l'unico bravo è Conte. Sì, questo fra un po' diventa bianco. Non volevo parlare della TAV e ho parlato della TAV. Sono un coglione. Mi contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. Baci e abbracci! Ciao! Ciao! Ciao!